E di razzismo parla Beppe Grillo con un post che è un manifesto politico ispirato al movimento delle origini. Le differenze ci sono, scrive, il problema è che i mercati vorrebbero cancellarle in nome del pensiero unico, che Grillo definisce il pensierismo che sostituisce il razzismo. Quindi attacca il potere economico e finanziario proprio la settimana dopo l'incontro di Di Maio con gli investitori a Londra. Parla anche di vaccini, Grillo, rivendicando il dubbio politico sull'obbligo delle vaccinazioni. Quello di Macerata è stato un atto razzista, chiedere calma e responsabilità non significa metterlo in discussione. Matteo Renzi dal palco dell'Eliseo ribadisce la linea Dem mentre presenta i candidati. Abbassare tutti i toni, senza sottovalutare la paura, aveva detto al video forum di Repubblica, rilanciando con una proposta sulla sicurezza. Non sono i pistoleri a garantire la sicurezza in Italia, bisogna investire sui carabinieri e sui poliziotti. Noi diciamo nel programma l'assunzione per ogni anno di 10.000 tra carabinieri e poliziotti. Chi oggi parla di bomba sociale? Sociale, prosegue Renzi, è lo stesso che ha causato il problema dell'immigrazione, firmando, dice di Berlusconi, l'accordo di Dublino nel 2003 che ci ha lasciato soli a presidiare i confini. Non si può consegnare, è l'appello, il paese è un centrodestra chiaramente a trazione leghista e ogni voto alla sinistra radicale avvicina Salvini al governo, insisterebbe.